Sento puzza di bruciato. Sento puzza di bruciato. Non vorrei che stasera si chiude il cerchio di questa truffa che riguarda la salvezza. Di questo rapporto, ora sparo una cattiveria, raga. Posso dire una cattiveria? Poi magari mi sbaglio, stasera vince il Frosinone e chiedo scusa. Però sento questo profumo nell'aria di furbata. Mai lo si sa, lo sapete tutti, che Marotta e Carnevali sono amici da anni. Carnevali addirittura gli ha fatto il testimone da nozze. E infatti l'abbiamo visto in Sassuolo-Inter, che ha calato le braghe e il Sassuolo ha vinto. Molti interisti con grande onestà hanno detto che è stato un regalo. Però poi ci sono quelli che per loro l'Inter è la squadra più onesta del pianeta Terra, non fa mai queste cose. E dove vivete, raga? Ma dove vivete? È la normalità, succede sempre, è sempre successo nel campionato italiano, che ci si dà degli aiuti nelle ultime giornate, che squadre che non hanno più niente da dire, che non corrono per nulla, regalano punti e probabilmente poi avranno anche dei favori, a livello ovviamente di calciomercato. Quindi doppio sconto su Frattesi, sui soldi che gli devono, perché qua gli sta facendo, cioè se vince stasera, 3 punti, sconfitta, regalati a Sassuolo. Più oggi si impegnano, fanno vincere Sassuolo. Vedremo, magari solo cattiveria gratuita di questo cattivone rosso-nero che pensa sempre male. Però raga, vediamo. Sento puzza di bruciato. Ditemi la vostra, sfinteristi, ditemi la vostra. E intanto, però, dobbiamo segnalare questa cosa. Possiamo crederci o meno, però la voglio segnalare perché Serafini ha sganciato una mega bomba. Lui dice che Conte lascia ancora aperta la porta per il Milan, cioè lui vorrebbe venire assolutamente il Milan e addirittura dice che è sicuro che Conte è pronto a sposare le idee, la filosofia e i costi sul mercato voluti dal Milan. Cioè praticamente è pronto ad accettare tutti i paletti che il Milan ha e ha sempre avuto in questi anni per quanto riguarda il calciomercato, il suo ingaggio e la filosofia del Milan, che sappiamo tutti è una filosofia basata sui giovani. Quindi la domanda che tutti noi ci poniamo, prima ovviamente di iscrivervi al canale che è gratuito e a lasciare un pollice in su al benzinero, è la seguente. Perché allora c'è questa dura, questo fermo assoluto di un no a Conte al Milan, se ciò che dice ovviamente Serafini corrisponde al vero? E la domanda e le risposte sono molteplici, da quelle che io penso che siano a quelle magari che dici non pensare sempre male, benzinero, magari ci sono anche altre situazioni. Però mi dico, al netto di queste cose, con un popolo rossonero che lasciamo perdere che è arrabbiato, ma passiamo dal fatto che è deluso da una stagione che ne abbiamo viste di ogni, fino ad arrivare al sesto derby perso e allo scudetto in faccia. Dico, per tirare sul morale, voi, società, e guardate, ripeto, non è nella cima della mia lista Conte, perché sappiamo tutti chi è Conte. Avrei preferito Emery, per dirvi. A oggi vi dico che preferirei anche Gasperini per quello che ha fatto all'Atalanta. Però Conte è un vincente. Conte accenderebbe l'entusiasmo dei tifosi. Io è quello che dico, perché Cardinale, Furlani, Moncada, Ibrahimovic, non fate un regalo a tutti quei tifosi che sono la maggioranza, che vogliono Conte, gli riaccendete la gioia di aspettare la prossima stagione. Cioè se voi prendete Van Bommel, voi distruggete moralmente i tifosi. Se prendete un allenatore normale,
Non create l'entusiasmo. Con Conte generate entusiasmo. E allora la risposta sono diverse, raga. Cioè, il mio pensiero è uno, che la società, praticamente, qual è la preoccupazione della società? Che Conte può accettare anche tutto quello che il Milan gli propone. Però, essendo un vincente e avendo il suo carattere, cosa rischia la società? Rischia che se poi a ottobre, novembre, dicembre, gennaio o febbraio le cose non dovessero andare per il verso giusto, Conte punta il dito contro di te. Conte ti dice: io volevo questo e questo, ma per allenare il Milan ho accettato le vostre direttive, pur dicendovi che erano sbagliate, che ci voleva altro per vincere. Non l'avete fatto, io l'ho accettato, non abbiamo vinto, la colpa è vostra. Punto. Ed è quello che si vogliono evitare. Vogliono evitarsi che Conte magari oggi accetta questo, poi arriva a gennaio, si sta giocando qualcosa di importante e dice: voglio un difensore e un centrocampista. Poi non fa come Pioli al 31 dicembre, al 31 gennaio, che se non arriva il difensore e il centrocampista sta muto. Lui parla ed è quello che non vogliono. Loro vogliono l'aziendalista, quello che gli sta bene a tutti. L'allenatore Suma, ecco, aziendalista lo possiamo definire, oggi lo definiamo allenatore Suma, lo vuole di quella specie lì. O se no, se non vogliamo essere cattivi, se vogliamo fare un discorso prettamente di campo, andiamo a cambiare tutto. Cioè, se prendiamo Conte, la società non ha paura di quello che gli può succedere, ma ha più paura della questione campo. Se prendo Conte devo rifare una rivoluzione, perché Conte fa un calcio totalmente diverso. Dobbiamo prendere giocatori per il 3-5-2, e per il 3-5-2 al Milan, se oggi si dice che manca un difensore centrale, al Milan gli mancherebbero almeno due, se non tre, difensori. Pulisic può fare il 3-5-2, cioè l'omino che fa su e giù per la fascia? Non lo so, magari lo fa. Rafa Leao cosa fa? Che la seconda punta non la sa fare, la prima punta non la sa fare. E ne potrei dire altri. Quindi bisognerebbe andargli a comprare, almeno cominciare a vendergli Leao, per me. E poi devi andare a comprargli, se vendi Leao, almeno altre due punte, anche se secondo me due punte servono lo stesso. Anzi, non due punte, tre punte devi prendergli a Conte. E quindi questa potrebbe essere un'altra motivazione, anche se io credo di più alla prima. Se tu sei una società coi coglioni, vai a prenderti un allenatore tipo Conte. Conte o tipo Conte, cioè vuol dire un top. Ce ne sono tanti, perché nonostante si è suicidato tatticamente sul finale, un Tuchel a me non farebbe schifo. Emery, ce ne sono tantissimi, Xabi Alonso, Thiago Motta, un grande allenatore. Non lo so, vedremo, portiamo pazienza, tanto prima o poi deve uscire fuori l'allenatore. Cioè, se andate a prendere un minchione, il tifoso poi si arrabbia. E se si arrabbia il tifoso, non è come dicono tanti, no? Le società non devono ascoltare i tifosi. Se si arrabbia il tifoso, poi vivi annate male, tragiche. Raga, sempre Forza Milan, iscrivetevi al canale.